Benitalia 2016 continua, siamo allo stand della Promel e siamo con Federico Bistarini, che già della scorsa edizione, lo scorso anno, abbiamo avuto il piacere di intervistare e in quell'occasione lui ci ha presentato in modo estremamente preciso e compito la nuova macchina realizzata da Promel per la contazione del denaro. Buongiorno Federico e bentornato dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Una bella sorpresa quella di ritrovarti qui, anche se più o meno lo sapevamo, ce lo attendavamo. La sorpresa sta nel vedere tante macchine pronte per essere lanciate sul mercato a disposizione dei gestori, con tutte le caratteristiche che negli ultimi 3-4 minuti prima di realizzare questa intervista mi hai spiegato. Spieghiamolo anche a loro. Bene, il secondo anno di Venditalia per noi, ritorniamo con una parte della nostra gamma di selezionatrici di monete, quella parte dedicata proprio a chi ha bisogno di fondare, fondamentalmente dai 5 centesimi ai 2 euro, che è sostanzialmente il ventaglio di monete che si usano più spesso nel vending. Quindi prodotti che possono stare su un tavolo e essere portati o spostati in piccoli uffici, prodotti che compatti, che possano non occupare spazio e però accogliere un numero consistente di monete, prodotti a mobile per grandi quantitativi di monete, partendo dalle portate. Abbiamo la nostra grande classico contadividi 701M, rinnovata nella sua grafica, con un nuovo display, con una nuova tastiera e con la possibilità di agganciare dei tubi di carta per realizzare i blister, che tanto sono comodi per coloro che devono avere rapporti con le banche. I famosi rotolini colorati da 25, 40, 50 pezzi, molto utili anche per essere lanciati dietro al primo malcapitato. Assolutamente, per chi non dispone di una rotolatrice, su un semplice tavolino ha a disposizione sia un apparato per contare, per dividere e per immagazzinare nei piccoli rotolini di carta le monete che raccoglie e contabilizza. E allora cominciamo da questa macchina qui, qual è? Questa è la Brava 7, una macchina che ormai compie 2 anni, realizzata proprio per chi comincia a far girare il proprio business e ha bisogno di contare quantitativi importanti di denaro. Una macchina realizzata con un sistema di pulizia del sensore che ad ogni conteggio aiuta l'operatore a minimizzare le operazioni di pulizia e della macchina. Naturalmente un pennellino e un po' di aria compressa portata di mano sono sempre utili, perché nel mondo del vending, caffè e qualsiasi altro tipo di sporco sulle monete è proprio un grande classico. Sì, perché c'è ancora chi inserisce gli incassi con le monete nelle buste vuote di caffè in grani appena versate nella campata del caffè. Non è preistoria, siamo nel 2016 e in qualche caso pare sia ancora così. Esattamente, per rispondere a questo che diventa un problema, perché le monete sporche o deteriorate ovviamente possono essere un problema durante la fase di conteggio. Qui dentro abbiamo installato un compressore che ad ogni conteggio parte, possiamo anche farlo partire se... Ecco qui, mi faccio da quest'altra parte. Ad ogni conteggio... La macchina è veloce, la macchina consente di non occuparsi del conteggio, quindi io posso anche preparare il prossimo sacchetto per inserirlo anche durante la fase di conteggio. Questi cassetti da 500 monete sono fatti in modo da accumulare le monete necessarie per realizzare i sacchetti per le banche, ma se questa è troppo grossa e non riesce a collocarsi nei piccoli uffici, abbiamo la nostra piccola 701M con 7 uscite con i tubi. Al tubo posso attaccare un sacchetto, posso attaccare il portatubi per i blister e manualmente riesco a fare il mio conteggio giornaliero. Ogni giorno con grande velocità riesco in pochi minuti a completare operazioni che di solito prendono molti quarti d'ora.
Terminiamo di parlare di questa macchina qui, su cui, vicino alla quale noi siamo. Questa è una macchina che si interfaccia con i PC dotati di software gestionali per favorire il lavoro dei gestori. Tutte le nostre macchine lo fanno adesso e la Promel è un'azienda orientata al cliente prima ancora che al prodotto. Quindi attorno ai nostri prodotti noi costruiamo una vera e propria gamma di servizi e di funzionalità che sono pensate per i clienti. Nel caso del vending, sì, è molto utile avere di serie la porta USB che consente una connessione al computer sia dotato di un sistema gestionale con cui la macchina si interfaccia tranquillamente, perché abbiamo degli accordi con i più grossi software house di gestionali, sistemi gestionali, ma anche in mancanza del sistema gestionale abbiamo dei piccoli tool da installare sul computer per poter acquisire i conteggi giornalieri nei formati più comuni a disposizione e poterli elaborare e gestire per la propria contabilità. Quindi in tempo reale il trasferimento dei dati viene dalla macchina al computer in una maniera trasparente all'utente. Faccio la voce del diavolo, la voce del potenziale cliente gestore. Ma chissà quanto costerà. Ha fatto tutte di serie, la stampante è di serie e non è una cosa che si trova su tutti i modelli di selezionatrici sul mercato. La porta USB è di serie, la dotiamo subito e gratuito è l'installazione della compatibilità con tutti i sistemi gestionali con cui abbiamo fatto già accordi. Quindi per l'utente che ha bisogno di interfacciarla nella sua versione base connessa con l'USB non ci sono costi aggiuntivi, quindi più economico di così. E per il futuro, per settembre, ottobre, cosa avete in serbo per gli amici del vending? In ottobre mettiamo sul mercato finalmente la ContaDividi 9009 MVP, che abbiamo già fatto vedere da un anno a questa parte ai nostri clienti. È stata un'operazione utilissima perché abbiamo potuto anche piazzare dei campioni, dei pilot presso dei nostri interlocutori selezionati e abbiamo potuto così raffinare una macchina che ha un processo intelligentissimo, estremamente versatile e che risponde a qualsiasi esigenza che nel vending o meno, perché va bene anche per il bancario, per il gaming e per qualsiasi altro, per i posti di confine in cui le valute sono diverse e c'è bisogno di gestire anche questo, la macchina è completamente versatile, l'abbiamo vista già anche in passato e le immagini che vediamo la stanno ripresentando. L'operatore con questa macchina può decidere come utilizzare ciascuna delle nuove uscite a disposizione in modo completamente programmabile e intelligente. Molto bene, allora Federico, per chiunque desideri contattarvi e saperne di più, il vostro sito internet è www.promel.it. Rispondiamo a tutti per email contadividi@promel.it. Federico Bistarini della Promel, sintetico, preciso, perfetto per i tempi televisivi. Grazie, saluta gli amici di vendingtv.it. Un saluto a tutti gli amici di vendingtv.it. Vi aspettiamo sui social, attraverso i portali a disposizione sul nostro sito e naturalmente presso la nostra sede. Vi aspettiamo. E Fabio Russo nel frattempo continua saltellando qui e lì per i corridoi della fiera Venditalia 2016 per raccogliere le ultimissime novità presentate in questa biennale milanese attraverso telecamera e microfono. Amici, non andate via.